diavolo ho visto l'altro lato? Sta strada camionabile all'altro lato. Siamo ripartiti, bella sì, altro viaggio continuo, il viaggio. Viaggio continuo. Il viaggio della speranza. Stiamo tra in Carfagnana qua. O già ci stiamo dentro, poi vabbè. Non lo so. Allora, se siamo fermati a mangiare vicino al fiume, boh, me volevo non mettere là, però qui ci hanno messo ste sbarre, c'è il divieto, che cazzo ne so se poi dopo ci chiudono o magari si incazzano, perché io volevo non mettere là, ho visto quel posto da statale, era figo, comunque pure qua non stavo male. Mangiamo e proseguiamo il viaggetto. Bella patata. E allora work in progress. La tovaglia, perché la cingarella vola la tovaglia, perché quando ormai una è diventata signora. E mo ci sta a preparare un paninozzo. Come fa sto paninozzo? Con l'insalata, bresaola e una spolverata di Philadelphia. Nulla. Nulla di Philadelphia. Non Philadelphia, lo spalmabile sottomarca. Ah, una sottomarca spalmabile. Vabbè, te preparaci da mangiare, che avevamo fame, zingare. E ovviamente ora dove pranziamo, arriva il fiume. Se ora andiamo a posizionare là, però vabbè. Che attaccia di l'abbedone. Facciamo il panino. Che fai? Il panino. Pezzettina di liberi. Con un coltello che... Il coltello avventure. Ci uccidiamo le persone. Quello è il coltello per farci i panini, per mangiarci la minestra, c'è tutto, vedi, forchetta. Ma dimmi chi te fa fare la signora come a me, guarda. Che brava donna, guarda. Hai detto? Che sei una brava donna. Sti cosi sessisti. Che so io? Questo, quello che hai detto è da sport maschilista. Che sei una donna? Lo so, come te lo devo dire? Ma lo ietto ce lo metti? Insalata. Un filino de spalmabile economico del Philadelphia. Insalata. Non stai tanto? Tanto comoda. Stai seduta? Sì, hai mangiato in posizione peggiori, eh? Sì, sicuramente. Hai visto anche di peggio. Dicere che questo panino essere squisito. Dicere bene, dicere. Sembra brutto se non ti aspetto. Tanto non mi hai aspettato già. Non è proprio il panino adatto, però. Ammazza, ne è adatto, bello mollicoso. Non è adatto per la dieta. Poi oggi siamo stati bravi tutti i giorni. Ci voleva un panino un po' mica. Non abbiamo mangiato niente questi giorni, abbiamo camminato. Non esagerò. Che becca sti spicci!
Becca sti spicci. Sempre a fa No, signora. Ma che te da c'ho una lira? spicci. Ma che te do Infatti, niente? tutto C'ho una buono. lira, c'ho. Ma che te do? Era per modo di dire, no? Bettine, bettine. Bello, eh? Viaggio con bella zia. Niente, si continua a Stiamo salire. camminando lungo il trocco a Bernini Si come continua a una mentale. salire. Abbiamo fatto 4 Cioè, praticamente. quest'ora dobbiamo stare a Parma. E mancano ancora 80 chilometri. Porca miseria. Guarda di bella, perché è bella, che è bella, Sì, no, quello sì. Ardisce le montagne lassù. Guarda che bello! Laghetto di pesca, mi sa che questo è uno. Benvenuti nelle nostre terre, Parmigiano Reggiano. Devo comprare il parmigiano e il prosciutto. Se no manco mangiamo. Se ne scimmo da qua non compriamo né il parmigiano e né il Mamma che prosciutto. strada che dobbiamo fare, guarda che si dice il navigatore! E qua, io vedo che dice il navigatore. Sono 2 ore che stiamo così. Guarda tu se sei andato. Guarda, adesso siamo andati a filà. Ani, madonna che roba, oh. Bello però, oh. Mazza. Come siamo arti. Guarda come siamo arti, oh. No, ma uno che non sapeva bruciare uno non immaginavate. Di fare una fine del genere. No, manco io pensavo che la strada era così. Però che ne so. Ormai ci stiamo, che vuoi fare? Guarda la neve lassù, ti è anfidio. Ormai poi fa niente, ormai si va solo innanzi. Guarda che è tornato. Figata. Io sto per dare di stomaco. Ah, no, più finestrini, se potremmo fermare. Cioè, il navigatore praticamente ci sta a fare tutte le stradine di montagna, Siamo passo partiti dopo lontano, passo. compagnani! Che cavolo, non arriviamo più. No, se volevamo fare il giro turistico! Sì, ma così è un po' Ma così è un troppo. po' troppo turismo, bello, 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 ma quando cazzo arriviamo? Bello perché è bello, Sì, eh? però. Perché è bello, eh? Siamo sempre là. Non c'è niente. Siamo entrati come abbiamo ben detto. Ben visto! Ben visto, ben detto a Parma. Andavamo più, oh. 6-5 siamo 2 giorni e Panorama stiamo a fare i tornanti. è un po' cambiato, per fortuna la strada è sempre in montagna, ma meno, Lacrimone. no? Meno, no? Sì, vabbè, però c'è rotto il cazzo, un po' di in autostrada, però. Vabbè, manca poco, eh? Mancano, si vede, no? Si vede, 22 minuti. Oddio, poi. 19 chilometri 22 minuti. Eccolo! L'avremo fatta, l'Anghirano. L'officina, ringrazio un ragazzo che segue il canale che mi ha indicato e mi ha dato questo contatto. Io non mi ricordo chi era, però chissà che mi ha dato il contatto. Ce lo siamo. Oh, dobbiamo girare là, siamo sbagliati, Oh, vedi, ti sei distratto mi qui. sono distratto un attimo. Vabbè, bella sì, grazie, speriamo che va bene, incrociamo le dita, eh. Vai, conta la rovescia. 150 metri, aspetta c'è il dosso, 100 metri. Oh, adesso. Aspetta, 100 metri, siamo arrivati a velocità, 90 metri. Diverso stato, 60 metri. Oh, altro dosso. Eccolo qua, 50 metri, adesso è 50. questa, Ci siamo? autosalone Langhiranese, Ma è un questo qua autosalone è opera, questo? eccolo qua, Ah! yuppi,
Oh, abite. Cioè, vabbè, letti, va. Oh, abite. Oh. No, 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 no. Arriva. Ecco l'armatore, va. Che giovi. Arrivato! L'ho fatta. Ah, finalmente siamo arrivati. C'è il furgone. E qui c'è l'officina. Forse è quello, ma non lo so. Non so. Simone dice che con questa sarebbe stato peggio il viaggio, più difficoltoso. Sì, sì, sì. Guarda la boutique, secondo me. Guarda che spettacolo, guarda che stereo che mi piace a me. Io per uno stereo così mi potrei prostituire. Basta, sta zitto. Vabbè, si dice, no? Si fa. Guarda che belli quelli da sopra. Dici, mamma mia, quello che i cassette grosso, stereo 8. Vabbè, non è che quello da punto mio è tanto più sì, moderno. Beh, moderno, sto schifo, non vale niente, è solo vecchio. Gli strumenti. Davanti c'è un frusaio, eh? Mamma mia. Oh, guarda qui, ha scritto Bebe Porta. Guarda un po'. Se mancano capisce subito. Dice, che sei stato tu, sì. Bella, questa è bella. Questa infatti è Simone, guarda che c'è scritto. Che c'è scritto? Aria video sorvegliata per Simone. Lattana. Vediamo, andiamo a prendere a vedere il motore. Guarda, va. E quando esce il video dovrebbe essere funzionale, speriamo, puntato. Come fai a sapere se funziona? Scuso. È un agglomerato di ferro, no? Boh. Ce n'hanno un'altra. Si chiama Jeep. Ah, Willys, oh, come si chiama? Vabbè, ma è pratico, pratici, oh. 1952. Restaurata autosalone Langhiranese, questo qua. Non so che c'entra la percorsa, però. Vabbè, questa è un'altra cosa. Guarda che bella che. È grigia, eh? Mamma mia. È quasi peggio del furgone tuo. Il lettino per il motore. Ciò che lo poggiamo su quel fianco qua, che non puoi mica tenere i piedi, eh? Ah, sì, certo. Le valvole così sono uscite con il record F, l'ultima serie del record, l'ultimo. Ok, perciò sono tutti qua. Noi ci avevano detto che quello è l'ultimo, no. C'aveva il F. E c'aveva 71 cavalli. Questo ce n'ha 63. Mi ferisco. Un po' di elasticità, Simo. Tocca qua. Ma per poi dopo si piega però, no? Sì, sì. Dobbiamo piegarlo, eh. Ferma. Aspetta, vai. Vieni, spingi appena dentro. Ok. Manda giù. Vai. Cosa stai a buttarlo giù? Manda giù. Lo stacchiamo tutto, staccami lì. Allora, il motore è caricato, lo spazio interno è finito, boh, stasera Simone mi sa dorme fuori. Stasera fa ma amore col motore vicino. Ma sì. Con l'odore di grasso. Smetti. Con l'odore di grasso dei probetti. Ma pensa che te sente. Zingarella fa riso, noi famo pit stop, Zingarella fa riso.
Cioè, io sto così in pausa, comodissimo questo pit stop, lì apparecchiato per pranzo, riva al mare, adesso mi rilasso, motore bed forte, leva un po' il culetto, chiamiamolo culetto, vabbè insomma il culetto della mia zingarella, una cosa comoda, cioè, come cappuccetto rosso, una favola.